Quando ero piccolo, il secolo scorso, mia nonna mi diceva spesso che ai suoi tempi l'energia elettrica costava poco perché l'Italia era ricca dell'oro bianco, termine con cui, durante il ventennio, indicavano l'energia idroelettrica. Attenzione però che non c'erano soltanto le grandi centrali. Ovunque ci fosse un corso d'acqua con abbastanza portata e abbastanza dislivello, c'era una piccola centrale elettrica. C'erano centrali anche da pochi kilowatt, sufficienti ad alimentare solo piccoli paesi isolati. Servivano per lo più a distribuire la produzione sul territorio, in modo che ogni area fosse relativamente indipendente. Poi, all'improvviso, nel 1964, circa l'80% di queste piccole centrali sono state abbandonate, praticamente tutte quelle al di sotto di una certa potenza. Per molti anni, come molti, sono stato convinto che l'abbandono dell'idroelettrico fosse in qualche maniera collegato al disastro del Vajont, ma non è tutta la verità. Nel 2009 ho fatto delle ricerche un po' più approfondite e ho scoperto l'altra parte della verità. Nel 1964 è stata fondata l'Enel ed i miopi dirigenti dell'epoca hanno stabilito che fosse più economico comprare la corrente elettrica dall'estero piuttosto che produrla in Italia. Pura speculazione economica. Ed oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi che non piove e non nevica praticamente più, si torna a parlare di idroelettrico ed appaiono sul mercato anche soluzioni ad uso domestico. Andiamo a vedere come funzionano. Iniziamo da un piccolo ripasso di fisica. Ogni corpo dotato di massa è soggetto alla forza di gravità. Anche l'acqua ferma all'interno di una diga. Finché l'acqua è ferma, ha una certa energia potenziale. Quando l'acqua viene fatta cadere attraverso un condotto, l'energia potenziale diventa energia cinetica. Con l'energia cinetica si possono mettere in movimento delle cose, come le ruote dei mulini o le turbine delle centrali elettriche. Questi dispositivi trasformano l'energia cinetica in energia meccanica e con l'energia meccanica si possono attivare delle macchine come dinamo e alternatori che producono energia elettrica. Quindi una diga può essere vista come un'enorme batteria che accumula energia potenziale. È tutto qui. In teoria è anche molto semplice. Poi, ovviamente, aumentando le dimensioni dell'impianto, aumentano le sfide ingegneristiche da affrontare per realizzarlo, ma il concetto rimane comunque molto semplice. Come ho accennato in apertura, per poter sfruttare l'energia idroelettrica ci vuole un corso d'acqua che abbia un certo dislivello e una certa portata. Per essere più precisi, dal dislivello e dalla portata dipendono la potenza della centrale elettrica. Per pochi watt basta davvero una pisciatina da un paio di metri d'altezza. Volete fare il conto? Ad un cavallo vapore corrisponde la forza necessaria per imprimere a una massa di 75 kg un'accelerazione di 1 m/s². O se preferite, per imprimere a una massa di 1 kg un'accelerazione di 75 metri al secondo quadro. Un cavallo vapore corrisponde a 735 watt e l'acqua pesa ancora 1 kg. Dalla portata e dal dislivello dipende anche il tipo di meccanismo più efficiente per trasformare l'energia cinetica in energia meccanica. Se avremo una grande portata con poco dislivello, sarà più efficiente utilizzare una grande ruota come quella dei mulini. Se viceversa avremo una piccola portata e un grande dislivello, sarà più efficiente utilizzare una turbina che riesce a sfruttare l'energia cinetica e la pressione che si verrà a generare nei condotti. Il tipo di turbina attualmente più impiegato nelle centrali idroelettriche medio-grandi è la turbina di tipo Francis, inventata nel 1848 dall'omonimo ingegnere inglese.
questa turbina ha un'efficienza di quasi il 95% e quindi l'energia idroelettrica è la fonte rinnovabile più efficiente che conosciamo, ed efficiente sul lungo periodo vuol dire anche economica. Ovviamente siamo in un mondo in cui bisogna dare contro a tutto, anche alle cose buone e giuste. Tra le principali critiche all'idroelettrico ci sono quelle ambientaliste. È innegabile che grandi dighe modifichino radicalmente grandi aree di territorio, modificando gli habitat della fauna locale e quindi creando un problema ambientale. La soluzione, però, è quello che dicevo in apertura. La situazione italiana pre-64. Non enormi centrali, ma tante piccole centrali, tante piccole dighe distribuite sul territorio. Da qualche anno sono disponibili in commercio dei kit per prodursi energia idroelettrica direttamente da casa. Ovviamente se avete la possibilità di sfruttare un corso d'acqua a poche decine di metri da casa. Lascio dei link a dei prodotti commerciali in descrizione in maniera che possiate rendervi conto di che cosa si trova in commercio. Per i più intraprendenti ed amanti del fai da te, invece, regalo un'idea. Con il mozzo posteriore di un'automobile a trazione anteriore, un cerchione su cui è possibile saldare delle palette, con la puleggia di una lavatrice e la relativa cinghia è possibile trasferire il movimento della ruota ad un alternatore d'automobile e con un piccolo inverter è possibile portare a casa l'energia elettrica. Ora che il prezzo dell'energia è alle stelle, penso che valga la pena farci un pensierino. Beh, niente, se ti è piaciuto il video sai che cosa devi fare, un like, un commento, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e alla prossima. Corrisponde. Ad un cavallo vapore corrisponde la forza necessaria per imprimere una massa di 75 kg, un'accelerazione di 1 m/s². O se preferite, per imprimere a una massa di 1 kg, un'accelerazione di 75 metri al secondo quadro, 735 watt.